Ok, ben ritrovati ancora una volta per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Vi ricordo che è una produzione ANS TV. Quest'oggi in studio con noi abbiamo un giovane cantautore, lui si chiama Giuseppe Fucile, in arte Notorious P. Ciao Ciao a tutti. Notorious P, benvenuto, ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Allora, Giuseppe, anzi Notorious P. Parlaci un po' com'è nata in te la passione per la musica. Sì, la passione per la musica mi ha sempre accompagnato già da bambino, seguendo le orme di mio padre, che è un chitarrista, e da lì è partita, diciamo, il tutto. L'amore per la Per musica è l'amore per la partito da musica, papà. sì, Da papà fondamentalmente sì. Fabrizio, Sono figlio che è d'arte, grande diciamo. musicista, Sì. che conosco abbastanza bene. Sì. Però tu nel tempo e nel frattempo ti stai perfezionando anche perché ti cimenti a scrivere canzoni, Sì. musicarle, hai anche avviato un'attività di produzione, Sì. produci artisti. Parlaci, Discograficamente. parlaci, ecco, parlaci un po' di Sì. questa tua carriera che hai intrapreso. Certo, a partire dal 2018, lasciando stare il background musicale degli strumenti, abbiamo aperto il primo studio di registrazione, siamo un collettivo principalmente, abbiamo cominciato ad aprire il primo studio e a fare le prime produzioni musicali, le prime registrazioni, siamo partiti col cantautorato, che noi comunque scriviamo canzoni, produciamo, tutto comunque autoprodotto, ecco. Siamo partiti con le uscite circa nel 2021-2022 a livello proprio discografico nel settore del mercato moderno attuale, e abbiamo raggiunto anche numeri discreti a livello locale. Sì, e poi hai creato anche un gruppo, oltre ad esibirti singolarmente Sì. come Notorious P, Sì, avete come creato solista. da Sì, solista, siamo. avete creato un gruppo dove vi esibite in gruppo. Sì, Chi sì. siete, quanti siete e come vi chiamate? Allora, siamo un collettivo, siamo Bixby. Fondamentalmente siamo un duo producer, e accompagniamo in questo percorso vari artisti, appunto, che creiamo, appunto, con cui abbiamo creato questo collettivo. E abbiamo comunque intrapreso questo Questa percorso, carriera. sì, questa carriera. Avete partecipato a qualche contest, in qualche manifestazione, oppure solo esibizioni live in piazza o quant'altro, dove vi chiamano a suonare? Sì, no, fondamentalmente contest a livello live non li abbiamo fatti, però li abbiamo fatti da produttori, cioè noi abbiamo fatto contest online, nei magazine, mettendo in palio comunque le sessioni studio, appunto per farci conoscere a livello locale, ed è andato anche discretamente bene. Però vari live ne abbiamo fatti pochi, nonostante comunque siamo partiti da poco, ecco. Recentemente l'ultimo live l'ho fatto il 24 a Palermo, però da solista, senza il collettivo. Abbiamo fatto l'apertura di un Un concerto, artista, sì, sì, di chi? importante, si chiama Iapono, un artista ghanese molto molto influente che ora si sta avvicinando nel mercato europeo. Il genere musicale che fai e che fate voi? Sì, principalmente hip hop, tipo new school, trap, R&B, però svariamo sui vari generi, ecco. Ci avviciniamo al pop, abbiamo varie influenze musicali, ecco. Lavoriamo molto sull'ascolto e quindi. L'ascolto sui social, quanto sono importanti i social secondo te in questo settore? Principalmente col mercato di oggi tantissimo, cioè direi quasi tutto. Ovviamente la risposta di chiunque su questa domanda, perché la parte della comunicazione, la parte appunto del marketing avviene tramite i social, la vendita digitale ormai dei dischi non è più fisica, anche se ora comunque sta tornando a livello di appunto CD fisici, vinili, però la Vi vendita. occupate anche voi per quanto riguarda la pubblicità, Sì. il marketing, oltre alla produzione e la diffusione dei vostri artisti?
Sì, ci occupiamo noi della strategia, della comunicazione, del marketing. Cerchiamo di svariare un po' sul tutto, di essere comunque indipendenti momentaneamente. Appunto, cerchiamo di essere appunto artisti indipendenti e quindi svariamo su molte cose, dalla produzione, marketing, facciamo un po' di tutto, ecco. Il tuo progetto futuro, i tuoi progetti futuri, quali sono? I miei progetti futuri, effettivamente abbiamo vari featuring con gente comunque abbastanza importante, e stiamo cercando di crearci dello spazio con i nuovi eventi, con vari festival. Stiamo cercando di ricrearci appunto l'occasione per farci conoscere, e i progetti comunque sono più legati ai live. Quindi stiamo puntando appunto al periodo estivo momentaneamente. L'artista che producete voi, che sta ottenendo più risultati, chi è? Uno dei vostri artisti? Ne avete qualcuno? Più o meno siamo lì, a livello di numeri, certo, di certificazioni di numeri, su Spotify, fondamentalmente io e magari One Seven, con cui abbiamo fatto dei progetti appunto strategicamente locali, abbiamo fatto comunque molto clamore con i video, perché rappresentiamo comunque, il progetto One Seven rappresenta la parte, diciamo, street come contenuto, sarebbe riscatto sociale, quindi anche se è una cosa che va di tendenza, lui la rappresenta molto bene, e qua a Messina comunque va molto bene questo tipo di mercato, nel senso di contenuto, e ci abbiamo azzeccato. Per chi ci sta seguendo e tu volessi dare un consiglio su dove seguirvi, avete una pagina Facebook? Sì, sì, siamo un canale social, Instagram. Puoi dirci siamo trovarvi. Siamo Bixby come pagina del collettivo, dell'etichetta fondamentalmente, e poi i singoli, io sono Notorious B, posso elencare anche gli altri, non certo, so. Sì. Siamo Baby Bixby, One Seven, Chef Gostian e Mike Rall, che sono tutti artisti comunque della vostra produzione. Siamo sette, più sei. Siete sei. Sì. Poi ci sono altri, però hanno mansioni diverse dalla musica, ecco. Tu di cosa ti occupi oltre che a cantare? Fondamentalmente la produzione, il mix and master, che sarebbe la post-produzione di un brano, la strategia, il marketing. Ovviamente ogni artista che seguiamo ha la sua idea, il suo percorso, no? E cerchiamo di accompagnare la sua idea con la miglior mossa da fare. Cioè, secondo te qual è la miglior mossa da fare? Principalmente, certo, la musica, lavorare sulla musica. Cioè, si può avere tutta la strategia che si vuole, i follower che si vogliono, però se la musica, cioè è l'industria musicale, è il prodotto primo della musica. Quindi la mossa giusta comunque... E il nome conta? Sì. Il nome di chi produce musica, sì, di chi soprattutto scrive, certo, è soprattutto importante. Soprattutto in questo mercato è importante, anche perché varie collaborazioni, ahimè, a volte avvengono proprio perché il nome può portarti visibilità e comunque numeri, streaming, follower e tutto ciò che lo accompagna, ecco. Per cui i social sono abbastanza importanti per quanto riguarda... Sì. Va bene, un qualcosa a cui avete partecipato che ti è rimasto impresso? Qualcosa in cui abbiamo partecipato? Un evento a cui avete partecipato, a cui hanno partecipato i componenti del tuo staff, di questo gruppo, che ti è rimasto... Obiettivamente quasi nessuno, perché non abbiamo fatto eventi a livello di contest musicali, perché per il nostro percorso non ci appartengono queste cose, perché comunque non siamo interpreti o cantanti soltanto, comunque scriviamo canzoni, cioè facciamo rap, quindi descriviamo situazioni, esperienze vissute, sensazioni, non puntiamo comunque al contest, ecco questo. Quindi fondamentalmente tipo di esperienze nessuna. I live, qualcuno, se ti posso dire, l'ultimo che ho fatto appunto è comunque ero a contatto con gente del settore affermata, e quindi comunque è sempre un'emozione, ecco. Perfetto, bene. E se tu dovessi dare un consiglio a chi si accinge
nel mondo musicale, cosa consiglieresti? A prescindere dal tipo musicale da intraprendere, sia pop, che sia rap, che sia trap. Certo, diventa autorato soprattutto. Ecco, cosa consiglieresti? Di essere più originale possibile. Cioè può essere banale detto, però se uno si vuole affermare in questo mercato è inutile fare qualcosa già esistente, anche se si è fatta bene. Meglio essere originali. Una cosa giustissima, perché infatti molti produttori discografici non vanno a cercare il Raff di turno, la Laura Pausini di turno, perché già ci sono. Hai detto una cosa giusta, una cosa molto sensata: essere se stessi. Esatto. Però è importante anche avere una voce che sia radiofonica soprattutto. Certo. Perché se tu hai una voce che si differenzia dalle altre, quando tu andrai ad ascoltare la canzone di Notorious P, dici: ma questa canzone è dell'artista Notorious P, oppure essere riconoscibili, certo. Essere riconoscibili, una voce molto radiofonica. Certo. Va bene, Notorious, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Ringrazio a voi per l'opportunità. Grazie a te per aver accettato il mio invito. Naturalmente ci risentiremo, ti inviteremo in qualche altro appuntamento. Noi abbiamo anche il cocktail musicale live che va in onda il martedì sera. E grazie a te. Ricordiamo allora oltre il tuo nome da singolo artista, Notorious P, hai anche il gruppo, anche Bix P. Ci trovate su tutti i social. Ok. Va bene, noi ti ringraziamo. Grazie anche al tuo staff, grazie a tutti gli amici del cocktail musicale, le interviste, grazie a Anze TV per la produzione. Appuntamento alla prossima edizione, grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima.